Benvenuti, amici cari. Quest'oggi vi porterò sulle montagne delle Dolomiti. Sulle montagne delle Dolomiti, vieni anche tu. Che bello! La nuova esperienza di guidare un camper con degli amici, ma che bello! Che bellissima giornata di sole! È il magico mondo del camper questo. Catasti di tutto. Sul letto matrimoniale, bagnetto, catasti di tutto. Sull'altro letto matrimoniale, catasti di tutto. Sul terzo letto matrimoniale. E qua la postazione, l'unico posto dove si riesce a stare seduti. Passo di Resia, la prima tappa. I monti innevati, che fanno tutti parte della prima tappa. Francesco. Anche io faccio parte della prima tappa. E tu? Fai parte della prima tappa? È sì, caldo. È caldo. È molto caldo. Te come sei vestito? Da impiegato? Guarda, io sono vestito da un po' broker, però c'è questo che tira giù tutti i punti. Eccolo! Il lago di Resia. Ghiacciato con il campanile che sbuca dall'acqua. Eccolo! E sapete che cos'altro sbuca sempre dall'acqua? Di solito questo è il molo più vicino al campanile, però adesso è ghiacciato, quindi possiamo andare, che poi è fighissimo perché è ghiacciato fino a lì e da lì ricomincia l'acqua. Bisogna buttarsi giù in qualche modo. Una cosa assurda, cioè qui c'è un campanile e qui c'è un bambino. È ghiaccio sottilissimo, infatti lì è bucato. Madonna, che freddo, è freddissimo, però c'è un cielo serenissimo e quindi l'atmosfera è bellissima. Che magia! Che magia da Signore degli Anelli in Nuova Zelanda! Praticamente abbiamo trovato un oggetto futuristico che nel 2025 sarà la congregazione della vagina racchiusa in un ovetto Kinder. La vagina racchiusa in un ovetto Kinder. Chiamata ecco. Travel. Il potere dentro nuova. Se ce la fai aprirla. Che già detta così. Il packaging è questo, no? Ah, questo è il lubrificante. C'è scritto, c'è. Voi avete speso 2 euro? 4. No, no, 4. Mettete un poco di Travel Pussy Gel al botterin. Rivoltate la busta e riempitela lentamente di acqua calda. Oppure gonfiatela solamente. Controllare l'apertura col dito prima. Spalmate il pene con Travel Pussy Gel e sarete pronti per una meravigliosa esperienza. Esatto. No, non fumiamo, scusa. Esatto. Siamo qua in mezzo alla finta. Una vagina vera. Guarda che è difficile comunque. Guarda che sta un becco di merda. No, ti do ragione. Cosa fai? Che goffo. Non ce la fa, non ce la fa. È l'alba di un nuovo giorno qui sulle Dolomites. E io prendo le curve in quarta con il ghiaccio sulla strada. Ma tanto l'alba ci assiste. Dove sei? Canazzei.
Dai, dai! Verso la via del pan! La via del pane! Si è fermato anche il vento ed è uscito un po' di sole. Il bar iglu! Incontaminato, anche un po' pericoloso. Lì ha pisciato qualcuno. Oh! Oh! Sto volando. Qui non è freddo. Questo è un segno che dimostra che qui non è freddo. Perché tu vedi la fontana ghiacciata, ma lassù sta ancora sbruzzando. Francesco mangia col chiodo. Vuoi fare il viaggio in camper? È la dura vita del camperista che mangia gocciole e cambia le bombole del gas. Allora, qui come funzionava? Allora, cari bombolai, un'altra magnifica giornata di sole qui sulle Dolomiti in camper. Come guidare su una lastra di ghiaccio? È come pattinare. Passo Pordoi raggiunto. 2239 metri SLM. Il nostro camper ce l'ha fatta. Voglio arrivare al sole, voglio arrivare. Eccolo il sole dietro le montagne. Oh! 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 Cazzo! Guarda che stambecco handicappato. Ragazzi, io faccio una pausa. Mi fermo qui. Qui c'è sembra nuovo. Non è poi così bello questo castello. Guarda da qui bello, che si vede la ridente piazzetta variopinta e il castello lassù in lontananza. Sempre ridente. Sempre molto ridente. Fare la ripresa così, col guanto davanti. Da fastidio da bestia. Dici? C'è Pony Express. No. Che fatica! Una favola. Bellissimo. Ma questo che posto è esattamente? Esattamente, qual posto è questo? La piramide di terra? Sì, ma che cosa è successo qui? Sopra ogni punta c'è un masso in equilibrio. Posso essere di sofferenza? Il nostro amico Milud, sì, o Milud che dir si voglia, è molto molto ganzo. E infatti ganzo non si usa più da secoli, soprattutto con la camicina. Notare il look evasivo
tanto se non muore oggi, muore domani, perché ha detto che vuole fare il bagno nel lago ghiacciato. Questo è il municipio, infatti, che ha il calendario sulle finestre, ma non si capisce l'ordine. Perché, scusa, 4, 8, 22, 1, 5, che cazzo di ordine è? Tipico tirolese. Dovremmo chiedere a qualcuno. Adesso vediamo se c'è qualcuno. Scusa, e per il ristorante tirolese, sai dove si deve andare? Di qua? Scusa. Hanno delle case bellissime. Bellissime, delle case bellissime. Mentre il nostro amico Milud chiede informazioni su un ristorante, io ho notato questi simpatici costrutti di legno che sono inquietanti. Non sono proprio, ma non è che sono brutti, sono inquietanti, soprattutto con le luci puntate così. È una statua. Oh no, si muove. Ma perché è verde? Ma che cazzo? Che cazzo è quella roba? Cos'è la carne? Ci chiedono qualcosa, è acqua di lavandino, Dai! Che schifo! Dite amici ed entrate. Bello! Bello che va a Tinder, vero? Oh! 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 Tutto molto bello qui, anzi estremamente bello ed estremamente ghiacciato. Posto incredibile questo, che è anche molto accessibile fortunatamente perché c'è il ghiaccio ma non c'è la neve, quindi si arriva, anzi si arriva dove d'estate non si può arrivare, perché questo sarebbe il corso del fiume e invece essendo ghiacciato noi possiamo arrivare fino a qui, fino a qui. E questa è la seconda cascata. E qui c'è la terza cascata. Questa è molto in alto, quindi è quasi completamente ghiacciata. Ed è bellissima. Siamo arrivati in cima. La chiesetta di San Francesco. Sudare con questo freddo è scomodo, scomodissimo. E la fontanella è spenta. Wow, che cazzo è? Ma cos'è? Cos'è? Che cos'è questa porta? Allora, questa porta indica l'età in cui dovrai morire. Quindi se tu la sorpassi, il tempo andrà talmente tanto veloce che domani sarai morto. Che arriverà già quell'ora. Esatto, quindi se tu ora sei qui a 30, sì. Ok, sei a 30, noi siamo tra i 20 e i 30 tutti, quindi siamo qua, no? Da un minimo di 20 a un massimo di 30. Da qui cammini in questo modo qui, un po' strano, nudo. Vedi, devi camminare in questo modo qui, più o meno, come ti dice. Se cammini in questo modo qui, arrivi 40-50 che non ti succede niente. Poi arrivi verso i 60-70. Ah, proprio così la bara? No, ti regalano una cassa da morto. Ah, te la regalano. Una volta regalata, te la usi qua? Cosa puoi fai? Scegliere tra i 70, i 75 e gli 80 di diventare uno scheletro. Però, qual è la cosa bella? Che se tu diventassi uno scheletro, saresti quello che sta girando la ruota. Capito? Quindi quando muori diventi Dio. Passiamo sta porta?
Dai, la passiamo. Io l'ho passata al contrario. Perché da Dio che ero, sono diventato umano. Però va tutto più lento, infatti adesso riesco a muovermi molto lentamente. È l'alba di un nuovo giorno in questo pezzo di mondo chiamato Dolomiti. Cammina che te cammina, arrivi al castello. Uè. A rovinare tutto il bagno chimico, il castello di Campo Tures. Bello. Eccolo il lago di Bryce in mezzo alle montagne, che uno, se non sapesse che questo è un lago, non lo direbbe. Cioè? Questo simpatico ragazzo ha deciso oggi di finire i suoi giorni qui, in questo posto abbastanza mistico, perché che cosa vuole fare? Cosa sfaggerò di Pussy Travel Gel, che già. E praticamente scivolerò sul ghiaccio del lago di Bryce. Bene, questo è quello che vuole fare il buon ragazzo soprannominato Tinder. E presto, se riuscirà in questa impresa, sarà nominato Tinder la leggenda. Ma tutto questo lui lo vuole fare nudo. Come potete vedere, è ben villoso il ragazzo. È villoso. Devi farlo su. Tu con che calzini? Con i pantaloni? Eh? Con? Senza? Adesso. Ragazzi, no, non ce l'ho per niente. Con le mutande. Adesso ci cospargerà. Veloce. Di travel gel, Pussy gel. Eccolo. Liquido per lubrificare cose lavare, che, raga, qui non vengono dette. Cosa. Come fai? Dai. Oh! Il travel gel Pussy è cosparso ormai. E ora di là, di qua. Dov'è là che si lancerà lui? Fai dove cazzo ti pare, vai. Adesso verso il monte. Vai. Ma cazzo ci vuole? Fai male. Vado! Raga! Com'è andata, caro? Sto morendo, mi sento più caldo. Impressioni a caldo. Datemi una, qualcuno che mi copre. D'ora in poi lui verrà chiamato Tinder, la leggenda. Il lago, si è preso qualcosa. Ah, ecco cos'erano quei segni di sangue sul lago. Qualcun altro che ha fatto la stessa cosa. No, ragazzi, questo come porca... Aiutatemi. Oh, non mi sento più in piedi, vi giuro, aiutatemi. Calzino, dov'è il calzino? Gravissimo. L'impresa non è ancora compiuta, perché Tinder potrà essere chiamato solo Tinder la leggenda quando uscirà con le sue gambe da questo lago ghiacciato. Allora lì, in quel momento, verrà chiamato Tinder la leggenda. È quella. È in fila. Sembra non aver accusato così tanto il freddo. I piedi non li sento più, ragazzi. Forse il suo petto villoso. Vai. Quella. Questo. Brutto il freddo. Buca. Aspetta, prima piedi.
Ah, vai, vai, vai. Passa, 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 passa. Non li sento più, raga, vi giuro. Devi muoverli. Muoviti di tanto. Aiuto, aiuto, aiuto. In effetti là vedo un dito. Devi camminare e infatti qui si muove di vita. È come nuovo. Le chiavi e corre lui. Vedi qui sopra. Avvolti. Mi sento più i piedi, mi sento più i piedi. Neanche questo, dai, coppico. Ma come va, come fa ad avere ancora la sensibilità nelle mani? Mamma mia, l'ho perso, i piedi non li sento più, giusto. Cioè, come fa a chiudere le dita? Mi prendete voi lo zaino? Devi muoversi, sì, devi muovere le dita dei piedi, muovile. Beh, però così col mantello sembra veramente Tinder la leggenda. Ma la mano sta tremando oppure lo fa lui così? Corri ora, Tinder la leggenda. Corri ora, Tinder la leggenda. Corri! Non guardarti indietro! Gita notturna sotto le tre cime di Lavaredo, dove domani andremo con la motoslitta e torneremo indietro con lo slittino. Ora qui non si vede nulla, infatti la vista è questa, ma ci sono delle stelle mega galattiche, bellissime. Praticamente abbiamo costruito uno capannello, un ufficio. Pieno di carte. Tutti dietro. Questo è il nostro ufficio qui. Meraviglioso! E questo è un mouse. Qui ci sono i Lord. Ne abbiamo. C'è la seconda edizione. Il 10 marzo. E adesso ci stanno dicendo che c'è questa cosa domenica 25 marzo dalle ore 17:30 fino al tramonto. Bello. Fino al tramonto addirittura. Sì, tre cime, drink e musica. Esatto. E si chiama Slittino Pompino. Vuoi fare una colazione leggera? Vuoi una fettina di torta sucker? Arrivati. Guarda che vento. E adesso inizia il trekking. La strada è quella per fare tutto il giro delle tre cime e andare davanti, perché qui siamo sul retro. Ragazzi, merita proprio. Se un giorno volete venire a vedere delle belle montagne, questo può essere il posto giusto. Mi sento anche un po' Frodo che sta portando l'anello sul Monte Fato. Oh! Dobbiamo arrivare alla chiesa. Dai che arriviamo alla chiesa. Prima tappa raggiunta, la chiesetta di non si sa chi e di non si sa perché è qui.
stiamo per arrivare al secondo rifugio. Qui siamo esattamente sotto la fiancata laterale. Sempre più in alto, ma sempre più bello. Lasciamo il rifugio per andare a svalicare dall'altra parte. Ah! Eccola! Sì! Sì! Eccoci! Guarda che c'è! Wow! 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 Cazzo, ma 5 chilometri sono infiniti così. Do 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 do.